Andrea Scanzi, le regioni, soprattutto le più colpite, cioè quelle del nord, stanno giocando un po' col fuoco, stanno rischiando troppo perché diciamo, in serata il consulente di Donald Trump, il dottor Fauci, o Fauci che dir si voglia, ha detto che riaprire in modo troppo affrettato potrebbe costare tantissime vittime. Ora, quello abbiamo visto che il coronavirus si comporta nello stesso modo ovunque. Stanno rischiando Il problema, troppo? sì, stanno rischiando troppo, ma il problema che abbiamo in questa fase storica è che hanno ragione tanto Fauci quanto Bekis. Fauci ha ragione dicendo che è un grande rischio, Bekis ha ragione dicendo che non potevamo fare altro, perché altrimenti questo paese muore. E quindi è un rischio che dobbiamo per forza prenderci, perché altrimenti non ce la facciamo. Io credo che siamo tutti contenti al pensiero che da lunedì prossimo riapriranno i bar, i ristoranti, i parrucchieri, ne abbiamo tutti bisogno, io ne sono la prova. Dopodiché, se è vero, se la domanda è siamo pronti a riaprire tutto, riaprire molto, la risposta è no. E non è la mia la risposta, ma la risposta, per esempio, è dai dati che io ho letto anche stamattina sui giornali. Quando io leggo che non sono in grado di fornire dati di sorveglianza epidemiologica completi, tutte le regioni, tranne Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Bolzano, vuol dire che tutte le regioni in Italia non sono ancora pronte in termini di tracciabilità, tranne quattro regioni e la provincia di Bolzano. E quelli che sono messi peggio sono le regioni che stanno peggio come numero di contagiati, cioè la Lombardia, che è quella che rischia di più, e subito dopo il Piemonte. In Lombardia succedono ancora delle cose clamorose. In Veneto, che è una regione guidata dal centrodestra, quindi non ne faccio una questione politica che non c'entra niente adesso, casomai ne faccio una questione di competenza politica, non di ideologia politica. In Veneto vengono tracciate fino a 12 persone per contagiato. In Lombardia, che sta peggio del Veneto, 2. In Lombardia c'è un paese che si chiama Robbio, che è in provincia di Pavia, dove hanno trovato un mese fa, non un giorno fa, un mese fa, 400 persone positive ai test sierologici. Quanti tamponi hanno fatto, secondo voi, a quelle 400 persone un mese dopo? Nessuno. E quello potrebbe essere un focolaio. Ecco, io mi domando, ok, il rischio, ce lo dobbiamo prendere, ma la Lombardia è pronta a fare tutto questo? Il Veneto probabilmente sì, ma il Piemonte è pronto a fare Ecco, tutto questo? E questo è il grande problema. Aggiungo solo, poi mi fermo, Lilli, che il problema è anche su scala nazionale. Perché quando io leggo che su scala nazionale lo Stato è già in difficoltà perché non ci sono le mascherine, perché non si trovano più quelle a 50 centesimi, Arcuri incolpa i farmacisti, i farmacisti incolpano Arcuri, non si trova più l'alcol, non si trovano più i guanti, non siamo pronti con i test sierologici, non c'è il reagente per fare tutti i tamponi di cui abbiamo bisogno. Ecco qual è il problema, che noi dobbiamo aprire, ma non siamo ancora pronti a livello di tracciabilità per aprire quanto faremo lunedì prossimo.